Il piccolo Walter è nato 19 settimane, lo scorso 14 giugno, nell'ospedale di Kokomo in Indiana, Stati Uniti, ed è riuscito a sopravvivere solo alcuni minuti, però ha lasciato un'impronta importante e commovente nei suoi genitori e nel mondo intero, dopo la diffusione delle foto della sua nascita. Sua madre, Lexi Fretz, ricorda che quando Walter è nato, l'ho preso, l'ho abbracciato, mentre il suo cuoricino batteva. L'ho tenuto vicino al mio cuore, ho contato le dita dei piedini e gli ho baciato la testolina. Nascendo prima delle 24 settimane, Walter non è potuto sopravvivere al parto prematuro. Lexi ha riconosciuto l'importante testimonianza che Walter ha dato al mondo. Diverse persone l'hanno contattata per dirle che con le sue foto avevano potuto avvicinare una donna sofferente che stava pensando di abortire. Solo perché il bambino dentro non può essere visto non significa che sia solo un grumo di cellule, ha detto. Lexi ha detto che anche se non capisce bene perché il Signore se l'è portato con sé, lei deve confidare nella perfezione dei suoi tempi. Potrei non arrivare a sapere il perché, però mi conforta sapere dove è adesso e che lo rivedrò. Per ora è con il Padre Celeste che lo ama infinitamente più di quanto avrei potuto mai amarlo io, sua mamma terrena.